Benvenuto al safari virtuale di Timone e Pumba! Timone? Vorrei dire ai safari, non è vero? Sì, ai safari, sì, scusa, dimenticavo il plurale. Puoi scegliere il giro in battello. Un po' turbolento. E il safari in jeep. La tua sorte è segnata. Una fine sventurata. Allora, che avverrà? Splash o crash? Spasso o sconquasso? A bordo o a picco? Scegli tu! Allora, borse e macchine fotografiche pronte! Andiamo! Non penserei che quello sia un facocero! È difficile schiacciare i tasti con gli zoccoli! Non è un facocero, è una persona! E le persone hanno pollici e dita e anche dita dei piedi! Tante articolazioni per schiacciare tasti! Forza, fagli vedere! Scegli un safari di giornata, sono qui pronti a partire! Forza, provaci! Ce ne sono due, conta, due tipi! Che affare! Acqua o terra? Scegli! Benvenuti al safari notturno in jeep! Stavolta andremo in grande stile! Vero lusso! Guarda! GPS! DVD! Pancetta d'emergenza! Non è pancetta, è una lancetta! Lancetta d'emergenza! Scusa! Bene, Pumba! Pronto con le foto? Andiamo! Notate l'esotica vita africana! Guarda, un passaggio rinoceronti! Ferma! Quel puntino rosso siamo noi, giusto? Credo di sì! Chissà cos'è quel suono! Rinoceronte! Ora ti finirà! Vai, vai, dagli da! Io sto bene, tu stai bene? Come ti senti? Al momento ho un pochino di fame. Ehi, che fortuna, via ristorante. Dove vuoi andare? Scegli tu. Basta che si mangi, io e Pumba ci sentiremo a casa. A sinistra sembra buono. No, a destra, no, a sinistra. Ho fame, non riesco a decidere. Accidenti, è venuta fame anche a me. Andiamo. Hanno tutti i miei preferiti, Timon!
Io prendo il larva burger doppio, un mezzo cento piedi. Aspetti, possiamo fare il mille piedi? Oh, e dei nachos con coleotteri extra. Per me il fritto di locuste con verdure, senza termiti. E uno spiedino di coleottero. Quello gigante, non il più piccolo. Oh, e voglio anche un cono ai pidocchi. Facciamo due. Cosa? Ha detto. Ah, forse vuol dire di accostarci allo sportello. Un bel posto, dobbiamo tornarci qui. Delizioso! Ti dispiace se provo uno dei tuoi coleotteri? Fa pure. Ah, oh, squisito, delizioso! Gnam, gnam, gnam! Adoro i fast food! Questo sembra buono! Coda di mangusta alla brace, muso e zanne di facocero! Pasticcio di mangusta? Siamo noi sul menù! Salve, vorreste assaggiare il nostro facocero speciale? Pumba, scappiamo! È ora di cena! Tecnologia umana, come non amarla? Cos'è? Oh, credo che sia il mio stomaco. Sicuro? È piuttosto forte, anche per il tuo... Fuggi, fuggi! Vai, vai, vai! Ci è mancato poco, ma proprio, proprio poco! Timon, lo sapevi che quelle bestie si chiamano anche gnu? Ah, gnazia della gnotizia! Siamo stati quasi schiacciati! Voi lì, tutti salvi e fuori pericolo? Che dite, da che parte? La grotta o intorno alla montagna? No, è davvero buio qui! Forza, parti, parti! Non è così spaventoso! Per fortuna ho la mia coperta! Lei mi fa sempre sentire meglio! Quella è la mia coda! Oh, scusa! Oh, guarda! Ci sono delle lucciole! Che strano, sono a coppie! Non mi fare pigliare nel fegato! Il cimitero degli elefanti! Beh, guarda! Cena e contorno! Oh oh! Viene! Andiamo via! Dove? Dove ti pare! Facciamo? Avanti? Indietro? Sinistra? Destra? Non ci sono frecce sullo schermo! Oh, bene! E allora che avanti sia! Resisti, Pumba! No, no, sinistra! No, la sinistra! Aspetta! Via! Meno male, è finito! Finito! Oh, bravi! Le mettono ora le frecce! Dov'erano quando ne avevamo bisogno? Forse non erano pronti! Allora, che facciamo? Su o giù? Su, giù? Ma che importa? Andiamo!
Chiedo scusa, questa è una strada a pedaggio e oggi il pedaggio siete voi. Tumba, credo che siamo invitati a cena. Mi trasferisco a Tuscaloosa. Oi. Bene, eccoci qui, grazie della compagnia. L'uscita è sul lato destro. Non dimenticate oggetti personali. A presto. Ehi, Timon, è tutto quello che hai da dire dopo quello che abbiamo passato? Che? Ma è solo un giro. Era un giro? Già, cosa credevi? Oh, lo sapevo che era un giro, sì. Vuoi farne un altro? Oh, aspetta! Guardiamo prima le foto. Benvenuti a bordo del nostro safari notturno in barca. Ciao a tutti, mi chiamo Timon e oggi sarò il vostro skipper sulla bagnarola rugginosa. Bene, dite addio ai familiari, gente, eh? Potreste non vederli mai più. Certo, se sono come la mia famiglia, meglio così. Scherzo, mamma. Ad ogni modo, vi prego di non sporgere braccia, gambe, zanne e code. Pumba, la macchina fotografica? È pronta, Timon. Una lucciola di Dobson! Sono molto rare! E ora sono estinte! Ma deliziose! Lì alla vostra destra un branco di ippopotami. Alcuni cuccioli pesano come 30 facoceri! Ed è evidente! Salvo lei, madame! Sembrano affamati, meglio girare al largo! Gente, destra o sinistra? Ehi, deciditi alla svelta! Mi guardano strano! Pumba, tutti ti guardano strano! Dai, muoviti! Stanno agitando le orecchie! Ecco, lì alla vostra destra, una rupe. Bello, una rupe. Timon, quella non è la rupe dei re, la casa del re, simbolo del cuore e anima della savana. Sì, certo, infatti. Ehi, Timon, non ci saranno serpenti in questa parte del fiume? Serpenti? Ma i serpenti non nuotano. Sì, ma si arrampicano! Forza, chiudegli intorno, vai, vai! Come sai che è un serpente? Mica mi avvicino per controllare.
Bene, tu che dici? Sinistra o destra? Vai a sinistra, sinistra. Possono scegliere come gli pare. Sì, ma è meglio a sinistra. Perché? Sento che è una buona scelta. Ora, mentre procediamo lungo il fiume, notate i cambiamenti improvvisi di tempo, caratteristica del luogo. Ah, pioggia! Che bellezza! Molto rinfrescante! Ah, mi piace l'odore della pioggia la sera, Pumba. È come... Pumba, non avrai paura di un tuonicino, vero? Mamma! Skipper, perché sei saltato fuori bordo? Io volevo solo mostrare ai passeggeri che le acque sono perfettamente sicure. Ecco tutto. Ehi, Timon, non ci saranno serpenti in questa parte del fiume? Serpenti? Ma i serpenti non nuotano. Sì, ma si arrampicano! Portati dagli intorno, vai! Come sai che è un serpente? Ma mica mi avvicino per controllare. Bene, tu che dici? Sinistra o destra? Vai a sinistra, sinistra. Possono scegliere come gli pare. Sì, ma è meglio a sinistra. Perché? Sento che è una buona scelta. Oh, bella scelta, Pumba! Scusa! Scusa un corno! Siamo impigliati in qualcosa! Ora che facciamo? Notate la dolce armonia dell'acqua che scorre mentre... Mentre ci oltrepassa, dato che siamo incastrati, piantati, impigliati! Cioè, non ci muoviamo! Ehi! Scuoti il battello! Corri avanti e indietro! Distribuisci il peso! Per far muovere il battello! Va bene! Allora, dove eravamo? Oh, sì, se guardate sempre dritto, potete notare la bella calma, placida. Andate via! Ciao! Fermi! Esibizionista. Timon, ancora ippopotami! Hakuna Matata, Pumba, niente pensieri, finché non agitano le orecchie. Di nuovo un facocero bagnato! Grazie! Allora, dove eravamo? Oh, sì, se guardate sempre dritto, potete notare la bella calma, placida. Via! Andate via! Fermi! Esibizionista. Ah, finalmente un po' di pace. Tutto tranquillo. Silenzio. Non si sente neanche il rumore del battello. Pumba, siamo arenati? Niente paura, tutto a posto. Svelto, queste sono acque infestate da alligatori. Non essere sciocco, Timon. Gli alligatori vivono nelle umide paludi del Nord America. E qui tutto al più ci puoi trovare dei... Ci è mancato poco. Oh, sento di avere dei dolori al petto. Io mi sento pieno di gas. No, Pumba, no! Ditemi che sono i vapori della palude. Forza, gente, svelti, sinistra o destra, scegliete bene. Basta sia ben ventilato. Ma anche a sinistra non è male. Beh, forse hai ragione, Pumba, sembra carino. Ora, se ci fate caso, stiamo girando in tondo. Aspetta, Pumba, dall'altra parte. Ehi, non state lì seduti! Dite a Pumba di andare dall'altra parte! Dall'altra parte!
non posso! È un giro tondo! Ah, un vortice! Lì, lì. Non respiro! Visto? Ben scelto, lo skipper lo sa. Notare il calmo, piacevole banco di nebbia. Chissà cos'è quel rumore? Sembra rumore di acqua. Il rumore si fa sempre più forte. Vi è una cascata! Scusate, lo skipper non lo sa! Grazie a tutti per essere stati con noi. Uscita lato destro. Vi siete divertiti? Se io fossi lo skipper, potrei fare scelte differenti la prossima volta. State tutti pronti a scegliere il prossimo giro. Oh, aspettate, prima guardiamoci le foto del viaggio.